buonasera e ragazzi guardate chi ho qua guardate chi ho qua soprattutto <ride> Il grazie mitico Roberto sono troppo contento sono troppo contento è da tantissimo che volevo conoscerlo già una volta mi aveva invitato a andare a Milano e non, non ce l'ho fatta quel giorno quindi mi sono preso male ma adesso è qua e ce lo teniamo stretto intanto salutiamo Renato l'eroe Renato ben, bentornato poi salutiamo Fabrizio ciao ciao Fabrizio Ciao Bure, che però non so come ti chiami, però ti chiamerò Bure e Simone. Ciao ciao, benvenuti, benvenuti. E come va Roberto il oh, risotto era buono il risotto benissimo. era splendido okay. no? venite tutti da Alessio fate <ride> la donazione quella massiccia il risotto non vale la pena di più, di più. però lui invece mi ha portato dei biscotti <ride> da, da Vercelli da che si chiamano Bicciolani Bicciolani veramente cioè io sono Dolce. a dieta ho finito di stare a dieta stasera però <ride> buonissimi veramente buonissimi allora questa sera questa sera, ragazzi e ragazze, spero che ci siano. Ecco Caterina. Ciao, Caterina. Non vale. Caterina, c'è. Cioè... Ah, è okay. mia moglie. Ed ah, okay. è la grandissima vabbè, allora... collaboratrice di tutta, tutta l'esperienza che ci siamo inventati su Vivian Meyer Perfetto. La regista. Quindi sa già tutto lei. Lei sa già che... tutto. Allora. Ci bacchetta. Vabbè, va bene. Io, io lo conto come se fosse. Veramente... Facciamo finta che non la conosciamo. Esatto. Vabbè. È una new entry. <ride> e quindi, allora, questa sera io <ride> cosa ho detto? Um, innanzitutto, fatemi sapere se ci sentite bene tutti e due, perché è la prima volta ovviamente che faccio con due microfoni, non sono sicuro che funzioni tutto perfettamente. Dovrebbe, dovrebbe funzionare tutto bene. Però allora, siccome Roberto è il più grande esperto sul pianeta di, ehm, <ride> di Vivian Mayer, e invece io sono piuttosto ignorante mm. su Vivian Mayer, nonostante non la mia faccia compaia nel film del rapace Malouf, mm. ehm, ho detto: parliamo di Vivian Mayer. E lui mi ha detto: sì. Lo facciamo qui in live, è ancora più, fi più una figata. Tra l'altro, si è portato, se vedete lì dietro, c'è una pila di libri, tutto lo scibile umano su Vivian Mayer. Quindi, secondo me, stasera ci facciamo un'idea. La prima cosa che però voglio sapere da Roberto, sì. e testimone tu, che io volevo chiedertelo prima, ma non te l'ho chiesto, è da dove nasce questa tua passione, o comunque questa tua eh, profonda curiosità verso Vivian Mayer è stato un flash nel senso che quando sono uscite le, le prime foto come dicevi tu su Flickr o comunque prima ancora che esplodesse in maniera così così eclatante tu, tutto il fenomeno eh, mi aveva incuriosito mi aveva colpito ed è una cosa che dico subito e vale per, per tutto per tutto il tempo che staremo insieme io con Vivian Meyer la cosa che mi succede è, in, è incredibile non sto parlando di, di esperienze extrasensoriali mistiche o altro ma la sensazione, questo lo, lo, lo dice anche nel, lo dico nel libro, lo racconto nello spettacolo perché faccio uno spettacolo anche su Vivian ma mi ha preso talmente tanto che ho deciso di fare uno spettacolo eh, mi, mi sembra di essere non so come spiegarlo, ma mi sembra di essere lì quando, mm -hmm. cioè lì con lei mi dà questa sensazione di, empatica molto forte, al di là del giudizio estetico da fotografo che poi può essere molto contrastato e controverso, perché lei è una fotografa comunque alla fine molto controversa, da, dal fatto che si raccontasse che non esisteva, a chi comunque continua a avere dei dubbi, che gli artisti più artisti dicono lei non va considerata come un'artista perché era una dilettante, e qui si aprono proprio mondi di discussioni infiniti. Ma ma ho questa sensazione di, quasi di, di essere lì con lei mentre foto, quindi è un discorso molto molto soggettivo e personale mm -hmm. questo, e, e quindi sono stato un po' anche, come dire, tra le varie vittime che sono rimaste colpite, vittime in senso positivo lo dico, no? Che sono che sono rimasti colpiti da, dalle sue fotografie e dal suo modo di fotografare. Penso inizialmente anche per quest'area di, di contemporaneità. E, e infatti mm -hmm. la, la tesi un poco che sostengo è questa cosa che c'è stato una sorta di riallina, riallineamento del tempo tra i, le foto che lei ha scattato, diciamo le più belle, il periodo più, più conosciuto comunque degli anni... 60, grosso modo. Perché lei 50. scatta 50, tipo degli anni '50 fino a. anni '50 fino a. a che è morta. A, fino a praticamente quasi che, no, un pochino prima. Lei okay. muore nel 2009 e, mh, e scatta, secondo me, fino al 2007 continua a, a fare delle foto. Poi si, si, era poco, si era un poco persa, si era un poco, non so come dire, involuta ecco. Eh. Okay. Diciamo così. Quindi l'inizio è questa cosa qui, poi ci sono dei segnali che, che mi ha mandato, <ride> nel senso delle cose che sono successe quando io ho incominciato a interessarmi un poco più seriamente perché mi ha incuriosito e mi ha lanciato dei messaggi belli pesanti. che Ha detto: Lasciami stare, cioè, io ho voluto nascondermi per 40-50 anni della mia vita. C'è già qualcuno che mi ha tirato in ballo, se ci metti anche pure tu, okay, ti quindi, faccio lo sgambetto, cioè, quindi tipo. <ride> Che mh, averla così tanto portata all'attenzione di tutti è un po', se vogliamo, un non dico una violenza, però un po' un, uno stiracchiare quelle che erano le sue volontà, secondo te? Sì, cioè se, se lei voleva far, far vedere le sue foto, trovava il modo per farle vedere. Se lei non voleva farle vedere, le buttava via, o mm. trovava il modo, forse quello che ha fatto, ma era andato un po' contro la sua volontà, il fatto di, di nasconderle negli ultimi anni. Quindi, quindi lei insomma, ci, teneva, ci teneva queste foto, anche se le ha tenute nascoste. E, ecco, boh, no, no. è molto strano, è molto controverso tutto quanto. Eh, e, e poi, ecco, per tornare al discorso un poco di prima, mi ha sempre colpito, poi dopo noi siamo abituati a questa cosa di volerle vedere subito le foto. Sì. Pensate, una fotografa che. Che fa le foto, non le sviluppa nemmeno, non le stampa e fa delle foto belle. Questa è una cosa che, comunque, tecnicamente bisogna riconoscerlo, ecco, certo. anche se non la si ama, anche se non si ha, non si no, ha no, tutta beh. una serie di barriere che sono, che sono in certi momenti Io forse anche comprensibili. Io ti ricordo, e te l'ho fatto vedere prima, che il giorno in cui eh, Malouf ha, ha messo su Flickr la notizia che lui aveva recuperato tutti questi negativi. Eh, e, e che non sapeva bene che cosa farne, anche che magari in realtà lo sapeva, però eh, ha, ha lanciato questa notizia. Io non avevo mai visto Vabbè. né sentito nominare, naturalmente. Vivian Mayer, però prima roba sono andato a vedere il link che lui aveva messo e istantaneamente ho, ho avuto la sensazione di trovarmi davanti a qualcosa di particolare. Cioè, A parte la brava fotografa, ma non è soltanto quello, cioè, era già un corpus talmente tanto completo, cioè ricco, giusto, che io dico, ma possibile che nessuno l'abbia mai sentito nominare prima? Cioè, perché all'epoca l'idea era quella che nessuno mai l'avesse mai conosciuta in realtà, mentre invece mm -hmm. forse, forse... Non è stato proprio così? Non proprio, sì. Lei era molto conosciuta nel mondo nel mondo del, della cultura di Chicago in particolare, perché lei andava alle lezioni di università, andava a quello che noi chiamiamo i cineforum. C'era cioè un, sì. una sala di film sperimentali dove lei andava e continuava a fare domande. Per cui era un, era un personaggio. Poi dopo lei alta un metro e ottanta, 44 di scarpe, vestita in questa maniera anche un po' eccentrica, un po' particolare. E poi anche su questo ci sarebbe molto da, da parlare, sulla sua ecce non eccentricità, perché cercava cioè. comunque sempre di nascondersi in qualsiasi caso. In che senso? Beh, allora immaginiamo, siamo nel 1950, è una donna che fa le fotografie che comunque cominciavano ad esserci, ma con una Rolleiflex quindi una macchina abbastanza importante, che andava anche in posti in alcuni casi definiti molto pericolosi anche per le persone normali perché andava nei, nei, nei bassi fondi di, di New York all'inizio e poi di Chicago per cui er, era un personaggio che, che osava anche tanto in più una donna che scattava queste foto e le scattava ecco una, una cosa bellissima che mi ha sempre sconvolto è che la Rolleifels che aveva lei ti obbligava a fare quei primi piani sì. a una distanza che è come la nostra Infatti, poco più insomma bello nel tuo libro 60 questa centimetri. descrizione cioè, che effettivamente, avendo la lente fissa, fondamentalmente, per fare i ritratti che ha fatto, doveva per forza. cioè, non erano ritratti rubati del tutto, cioè, sicuramente avrà avuto un rapporto con le persone. Quindi, sì. evidentemente, non era neanche questa, questa specie di orso asociale, come tante volte viene descritta. Perché, in qualche modo, devi avere un rapporto con le persone se vuoi sì. fare quel tipo di fotografie, credo. Cioè. Sono convinto anch'io, per avvicinarti, adesso noi vabbè, qui sono 40 centimetri ma è il doppio, insomma, comunque è veramente, lo dico, nello spettacolo è quasi un abbraccio, per cui devi arrivare veramente addosso a una persona, non sono così rubate quelle foto. E guardando i suoi i provini nei contatti eh, scopri che lei, magari, la prima foto che poi ne scattava mai più di tre. Comunque, le persone. La prima foto, in, in molti casi, le persone erano un po' mm -hmm. poi una volta si era più, più disponibili, era certo. un piacere farsi fotografare. Adesso a volte sono anche botte quasi. No, comunque, la gente ti dice smettila, che stai chissà facendo che cosa. Comunque, eh, arrivava così. vicino. La prima foto, così, così. La seconda, la vedi proprio. Le persone erano molto più rilassate. Secondo me, lei aveva questa, questo grandissimo. Dono di entrare in empatia, di entrare in. ma non soltanto, di, di far capire che diciamo di umanità sostanzialmente. Riusciva a... racconto questa cosa: di ho fatto un'animazione dove c'è lei che si gira di fronte a una persona, a una donna che fotografa, e dico che così come lei riusciva a vedere nell'anima delle persone, comunque nel profondo, a svelare qualche cosa, delle persone, così le persone riuscivano non solo a fidarsi ma anche, lei si scopriva dentro, cioè si, si raccontavano un segreto perché poi sostanzialmente le persone erano tutte persone un po' ai margini, un po' disperate o comunque dove invece fotografava la ricchezza era sempre molto ironica. Ci sono mm -hmm. tantissime foto in cui lei veramente smaschera eh, tut, tutta quella ricchezza perché lei ha vissuto anche in un periodo in cui si affermava eh, il benessere. Del, certo, Dell'America, del, del dopoguerra, insomma, per cui si stava molto bene. Ma lei era molto critica perché lei viene anche da. Lei aveva questo, anche questo sguardo molto distaccato, perché lei veniva da una realtà, a parte, personalmente, molto difficile, molto pericolosa, molto travagliata. E, 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 insomma, questo era il suo, il suo background. Per cui riusciva a, a trovare un, un contatto tra i disperati. E poi in più lei era, eh, quando era in America, perché parte della sua famiglia era francese, per cui lei era americana in Francia e, Francia, e francese in America. Cioè aveva sempre questo, questa sorta di distacco ulteriore, okay. oltre a nascondere le fotografie. Questo è un, è un, è un grande pregio, insomma, per una persona. Dico, mm. Ma tipo, dal punto di vista. Stilistico, diciamo, diciamo oh, così, chiamiamolo sì. così, non so come altro definirlo: sì. eh, si, si nota nella sua produzione una, un, un, so come dire, un, una curva, un, un, un crescere, oppure è, è uno di quei casi rari in cui inizia subito con, eh, con un modo di, di porsi dietro l'obiettivo. E lo porta avanti per, per anni e anni e anni? Oppure mm. ci sono mm. differenze tra le fotografie, magari eh, eh, dell'inizio, o magari a seconda del posto dove magari si spostava? Perché ehm, io non lo sapevo. Mm. Perché per me la storia di Vive Mayer era quella raccontata da Malouf, fondamentalmente. Sì. Ok? Eh, però, leggendo il tuo libro e, e altre cose, naturalmente si capisce che c'è tanto altro dietro quindi lei magari spostandosi da un posto all'altro del mondo cambiava magari il suo approccio verso la fotografia cioè c'era... almeno questo sarebbe successo a me non so se è successo anche a mm. Vivian Maier se, se voi guardate le, le ultime foto che ha fatto in particolare quella a colori quando poi dopo fotografava già un po' più con la Leica laica se vogliamo fare i fighi ehm, lei a un certo punto ha fatto de delle foto astratte, mm, pazzesche. So C'è una foto bellissima dove mh, mh, vede un paesaggio invernale attraverso una lente di ingrandimento, che era forse tipo un cannocchiale o qualcosa così. E lì veramente di non te l'aspetteresti mai da Vivian Mayer una cosa così di ricerca. Col gusto soltanto del colore, col gusto della, della distorsione dell'immagine, poi dopo lei ha sempre fatto tante foto sulle distorsioni. Oppure ha fatto anche del, tantissime fotografie, non soltanto di se stessa in ombra, ma anche di ombra, di altre persone, di bambini. E secondo me, verso alla fine. Eh, proprio è diventata mh, astratta quasi, mm. cosa che non ti aspetteresti mai da no. lei, invece che è sempre stata molto fotoreporter. E infatti io mi cogli eh. totalmente impreparato perché chi non credo di aver mai visto le foto uh. adesso astratte poi, adesso di guardo Didian poi Mi sembra che ce n'è qualcuna lì, astratte insomma tra virgolette, sì, però no, sono comunque, sempre paesaggi. Certo. Sì, perché evidentemente mm. io ho proprio un immaginario limitato, cioè che è quello soprattutto di, di Chicago, no? delle fotografie sì. proprio di Chicago, le foto da dietro i vetri, eh, quel, quel, quel tipo di fotografie lì, che non so neanche se definire la street o quello, quello che l'è, il, il nome che è, mentre invece viene fuori che è un personaggio eh, sfaccettatissimo, con tante... Sì. e quello che io mi chiedo è se lei viene da una famiglia comunque complessa, eh, mezza Polide, se così vogliamo chiamarla, certo. cioè mai a casa sua, fondamentalmente, dove ha imparato non tanto la tecnica ma lo sguardo, cioè non lo so, chissà come aveva questa, questo raggio luminoso che la, che la guidava, no? Lei fai conto che ci sono tutta una serie di cose che hanno raccontato in tanti. Cioè, eh, lei a quattro anni abitava con una fotografa. Mm per cui non ti cambia, ma forse qualcosa poi ti resta. Poi già le donne fotografe erano pochissime, sapete che non si poteva cioè le, le donne femmine, le donne fotografe non potevano esporre negli spazi espositivi che sostanzialmente erano dedicati agli uomini, avevano degli spazi separati in nella meravigliosa America aperta tutto quanto, per cui lei eh, era, come dire, aveva una seconda madre fondamentalmente di un'altra emigrata francese Uh, quindi ha abitato dove questa si sviluppava lei le foto per cui ha avuto un dei piccoli imprinting comunque c'è stato la madre di, di Vivian Meyer aveva una brownie Kodak che costava un dollaro e lei ha fatto tantissime foto e aveva anche un occhio discreto per fare anche foto la di madre. famiglia la ci, ci sono anche le foto per, della ci, madre sì, sono. Beh, ci sono diverse foto, sì, sì, ci, sono foto della ci sono alcune foto che, eh, dove c'è a Maire, e lì ti chiedi ma chi ha fatto questa foto perché non puoi pensare che avesse anche un cavalletto perché sono fatte ad altezza, ad altezza d'uomo, sì. insomma, no? perché non sono appoggiate su, un, su una sedia o su una roccia quindi eh, respiravo un pochino di fotografia, poi in quegli anni c'era tutto un lavoro della Kodak. Che era fatto proprio a favore delle donne per dire avevano individuato nelle donne, perché c'era anche una sorta. Cominciava l'emancipazione femminile, più borghese forse in America che non, che non di altro tipo. Però comunque avevano scoperto che potevano essere delle ottime, ottime clienti e avevano inventato questa cosa meravigliosa come quella delle stampanti che abbiamo noi adesso, che ti vendono a poco la stampante, la Braunico da certo. a un dollaro, e però poi tu dovevi andare a sviluppare e le potevano sviluppare soltanto certo. loro perché non, non era così diffusa la stampa, soprattutto poi anche quelle a colori, quando sono in... per cui stavano proprio lavorando la Kodak sulle donne. Quindi c'era certo. una sorta di... Eh, sì una sorta di, 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 di questa liberazione o comunque di scoperta del mondo dove le donne dicevano ci siamo anche noi possiamo fare delle cose. Difatti sono convinto che la fotografia è, è la forma se si vuole chiamarla forma d'arte perché anche qui c'è un dibattito enorme su questa cosa però ammettiamo che sia una, for una forma mm -hmm. d'arte, ci credo, mi piace crederci eh, mh, che ha espresso il maggior, che ha permesso alle donne di potersi esprimere, quante fotografe donne ci sono rispetto alla pittura, rispetto alla musica? Ancora adesso, la musica, a parte il pop, non esiste una figura così importante, non è stata mai riconosciuta, certo. non gli è mai aperta la strada, invece lei si è riuscita ad aprire Io, Per esempio, adesso non c'entra niente con fotografia, mm. però figure tipo eh, post-rinascimentali, tipo Sofonis Anguissola questa pittrice, è come dire. La mosca, la mosca bianca in mezzo bianca. a un oceano di mosche nere perché è veramente raro mentre invece che è un po' anche una cosa che cerco di fare anche sul mio canale ehm, senza volerlo quante fotografi di, di quante fotografe ho, ho parlato e questo è il motivo per cui mi stupisce quando io vedo le statistiche e, 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 e ci sono eh, eh, il 6% di, eh, di pubblico femminile sul mio canale, cioè, non è, questa cosa... <ride> non è vero, mi è rimasta qua vero. talmente tanto che veramente direi: Adesso mi, mi... non so cosa devo fare. A me danno il 100% di uomini dai 65 anni in su. Questa, questa, è la statica per cui non ci credo. Ecco, eh, insomma, perché Cioè, Allora, è YouTube che è scemo, cioè, sì, sì, non è... Insomma, non è tanto bravo a fare i conti, <ride> forse. No, comunque, invece, una cosa mm. che invece viene fuori parlando con te adesso, anche prima della diretta, per carità. Eh, è che io avevo la sensazione come se eh, il personaggio Vivian Mayer ma soprattutto la fotografa Vivian Mayer fosse stata qualcosa che dal nulla arriva ed esiste cioè eh, è un, come se fosse un alieno che atterra sulla terra e gli dice queste sono le mie fotografie prima non c'era niente e adesso ci sono mentre invece che, che poi è un po' anche probabilmente la cosa su cui magari um, lavora um, la, la, la teoria della non, della non esistenza reale di Vivian Meyer, no? mentre invece il, sentendo tu che l'hai studiata, che l'hai di fatto quasi conosciuta, adesso non voglio dire che eh, eh, cioè le, quando ne parli mi sembra quasi come se tu eh, te l'immaginassi davanti, no? che invece ha, ha avuto una motivazione per arrivare fin dove è arrivata, con la fotografia. Cioè, la, la, la madre con la Brownie, la, la vicina di casa fotografa. Cioè, c'è un percorso che è infalsificabile a questo punto. Nel senso, mi sembra quindi impossibile eh, l'idea di, di... Come si chiama? Fantcuberta che... Sì, che dice che... Che dice che è tutta una messa lui. in scena. Uh -huh. eh, c'è dietro una persona vera alla fine della fiera. Sì. La cosa che a me ha sconvolto più di tutti è stata quando sono andato nel paesino francese de, 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 dell'origine della sua famiglia sostanzialmente perché lei è nata a New York però poi ha passato tutto il periodo delle elementari in, in questo Francia. paesino di 300 abitanti, 200 abitanti a 1000 metri d'altitudine, un paesino bellissimo e... Mh, aspetta mi sto perdendo... E, mh, e, ha, e ha cominciato a fare le foto alla gente del paese, sì. quando poi è tornata a 20, per cui ave, aveva una memoria di quello che lei aveva, aveva vissuto. E, e la cosa che mi ha sconvolto più di tutti è stato quello di scoprire che delle foto che per noi sono iconiche, in realtà poi erano delle persone. Quando ho conosciuto queste persone che era passato un sacco di tempo adesso sono son morti tutti però che poi tu ci puoi parlare insieme è quasi come dire ho conosciuto la, la ragazza afghana di e poi scopri che non è soltanto quella foto quella foto ma è una non è come una statua che è la foto che la foto che è, che è una, una scultura di un, di un dio di un di qualche cosa che, che, non è, che è un prodotto eh, della certo. mente o comunque che è un prodotto che insomma qualche cosa, invece scopri che sono delle persone con cui poi ci puoi parlare, a cui puoi scattare delle foto, che poi dopo stanno male perdono la memoria, che ho, ho vissuto un poco questo yo-yo che era uno degli ultimi suoi compagni di giochi, che poi l'ha riconosciuta quando lei è tornata, che aveva 25 anni e scattava le, le prime foto, e lì hai veramente uno scatto e scopri quindi che anche Vivian Meyer era una persona poi ho avuto anche una storia molto personale mm -hmm. ma che forse è, è, è un po' sociale anche di un periodo che io ho avuto questa zia, la famosa zia Tere, che era considerata la più fuori di testa della, della famiglia, la più artista um, della famiglia, e era secondo me coetanea di Vivian Maio e per cui anche lei è del 20, fi, fine anni 20 e Faceva delle cose assurde, tipo aveva questo. Si era riuscita a rendere indipendente. Lei studiava, suonava l'organo, suonava l'organo in chiesa, però il suo papà non doveva saperlo perché le donne non dovevano suonare quindi era uno scandalo, ma lei suonava. e, e Poi in più aveva preso quando si era resa autonoma, e indipendente, faceva l'infermiera, aveva un motore in un galletto, e da Vercelli era andata fino a San Marino a fare le vacanze. Per cui lei era. Per me era una, questo sinonimo, questa esperienza. Oh, è vero io sono arrivato un poco dopo però lei era quest questa donna eh, strana, assurda che era un mito per tutti noi cugini mh, o nipoti e, e quindi ed era fisicamente anche molto simile perché in quegli anni insomma la moda era la moda come certo. adesso no? per cui ho, ho queste immagini per cui forse si è creato anche questo contatto a livello proprio personale di, di identificare eh, Vivian Meyer con questa zia che partiva andava, poi tornava ci faceva vedere le fotografie faceva le crociere e lei ha avuto più Meno la stessa, lo stesso sviluppo, la stessa strada. Forse, forse anche per questo che, che mi piace tanto ecco, perché mi ricorda che una cavolo. zia a cui ero, ero caro. Ecco. Invece, quando hai fatto Infine. lo spettacolo, com'è che l'hai pensato? Organizzato? Eh, eh, allora, eh, volevo fare un, uno spettacolino Scusa, da solo. Eh. Prima, ah, forse non penso, eh. Magari, eh, magari non lo sapete eh. cioè, perché secondo me. La maggior parte del pubblico che c'è stasera mm. conosce sia me che naturalmente Roberto, però mettiamo caso che qualcuno venga da Marte e non sappia chi è. Sì. E, e, Roberto, presentati, però voglio dire, è un, un attore, musicista, mm. e, e quindi ha fatto uno spettacolo teatrale su VDMI. Sì. E la cosa mi ha sempre incuriosito perché eh, non è semplicemente eh, eh, apprezzare il lavoro di qualcuno, ma volerlo celebrare da un certo punto di vista e volerlo rendere ancora più eh, importante per se stessi perché immagino che per preparare uno spettacolo teatrale non mm. servano dieci minuti come per un video su youtube dei miei e quindi evidentemente c'è dietro tanto, tanto lavoro e tanto studio cioè, quindi voglio capire come te lo sei organizzato e come te lo mm. sei eh, creato ecco ve eh, eh, lo sono creato all'inizio volevo fare uno spettacolo punto da solo uno spettacolo serio importante perché poi dopo, dopo 40 anni di lavoro avevo cominciato con uno spettacolo molto sul non so come dire filosofico mistico eh, negli anni Ottanta e poi arrivi a più o meno non dico alla fine ma insomma quando capisci che ormai sei grande e volevo fare uno spettacolo da solo però non avevo le idee molto chiare, volevo parlare di uno spettacolo che il senso della vita, queste cose qua che si fanno no? Vabbè, e, e poi a un certo punto compare questa Vivian Meyer e sento che ci poteva essere e nel medesimo tempo ero molto attratto dal mondo della fotografia essendo io un fotografo non superlativo anzi scarsissimo ma no, no, voglio dire non è che sono cioè, è oggettiva questa cosa e, allora ho detto, va bene, allora faccio uno spettacolo. E comincio a parlare di fotografia. Racconto che mi viene probabilmente più semplice, sono, sono, è molto più mediato. Io sono una persona che ama molto costruire e mediare, e quindi mh, ho detto, Vabbè, faccio uno spettacolo. Però mh, mi rendevo conto che potevo, alla fine sarebbe diventata una conferenza dove io raccontavo di queste foto, proiettavo come si chiamavano una volta le diapositive e, e, e parlavo un poco della sua vita. Però questa cosa qui mi stava stretta. Succede che comincia a raccogliere tutto il materiale e scopro che veramente allora di lei esisteva soltanto la versione del, del film di, di Malouf, per cui ha senso unico solo quello. Detto, finding Vivian Mayer, giusto? No? Sì, esattamente. Okay. Eh, e c'era questa cosa per cui o credevi a quella cosa lì o niente, e Incominciavano a venire fuori invece un po' di, di, di altre storie. Di altre storie ho cominciato a raccogliere materiale sulla sua vita, sulle, cose, sulle sue cose perché non si sapeva niente e scoperto che c'era parecchio materiale. Quelle classiche cose che una, ma... però ecco come dicevo, sembrava che io, che diventava poi una conferenza, magari un poco più partecipata, un poco più viva perché ho un po' di esperienza quindi so magari raccontare le cose un po' più colorite e va bene. Una mattina, non so se avete presente la fotografia del um, uh, dell'edicolante che è addormentato così e lì ho avuto il flash, ho capito il... come potevo raccontare questa storia dagli occhi. Di vista, dal punto di vista dell'edicolante e ho avuto la presunzione perché questo va detto di togliere lui e mi sono messo dentro io tra l'altro poi dopo tecnicamente una cosa incasinatissima poi voglio dire, ci, ci, ci abbiamo messo con Caterina un anno a preparare questa cosa, dove ho coinvolto anche tutti i vari familiari. All'inizio durava due ore all'inizio. Mi ricordo la prima lettura che ho fatto di fronte a degli amici che dicevano: Smettila, intanto veniva buio io non, non volevo che si accendesse la luce e, e non sapevo più, non leggevo più sui fogli. È durata due ore questa, questa storia che racconta, e non capivano assolutamente niente, perché era veramente farneticante. Perché poi ho deciso poi di farla con, sostanzialmente con quattro punti di vista differenti, che così

La classica chiacchierata su Vivian Maier. Allora ho dato dei personaggi. Ho, ci ho messo anche Vivian Maier dentro come ombra, perché lei amava tantissimo fotografare la sua ombra, sì. per cui l'ho animato, ho preso una persona che era molto simile. Eh, Elena Tubaro, che magari se c'è chi ascolta saluto. Eh, ed è una vera Vivian Maier perché lei era eh, questo modo di fare fotografia è molto ritroso, molto nascosto. Fate foto bellissime, istantanee, anche piene di colori. Per cui ho deciso che lei era la persona giusta per fare, per fare in, in ombra. Anche se fisicamente non era proprio uguale, identica. E, allora ho raccontato questa storia. Insomma, Sai, quando hai, hai l'intuizione, e dici: Ecco, è così che devo fare la cosa. Allora ho capito che potevo spezzettare questo racconto fatto un po' da. Ho unito. Allora, qua ci fa. Ci vorrebbe una, preme una premessa perché due sono le persone che hanno fatto il grandissimo lavoro di raccolta, una anche molto di diaspora, di distruzione, però poi dopo ha raccolto che è John Malouf e l'altro è Jeffrey Goldstein uh -huh. che è un'altra persona che ha raccolto che ha diciamo che è il secondo in classifica come, come acquisto di, di fotografie che poi ho avuto anche la, la possibilità di conoscere. E, 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 e ho unito loro due. In una sorta di figura che fa il ricercatore di Vivian Mayer, mm -hmm. sempre impersonificato da certo. me, come se fosse un filmino in super 8. Che, perché Vivian Mayer, tra l'altro, ha fatto dei, dei, dei un sacco di filmati, ce ne sono veramente tantissimi, ce ne fanno vedere solo 3-4. E da lì, questo vale più per i fotografi: ti fa capire che cosa guardava lei. Cioè, certo. capisci come scegliesse le persone quanto ci stava dietro ci sono delle volte, delle volte un, bobine intere di superotto che per carità du, cosa durano tre minuti però stava tre minuti dietro a una persona la inseguiva per poi coglierla nel momento strategico e poter comunicare passargli di fronte ma proprio c'era proprio un, come dire, una caccia era una grande cacciatrice secondo me di, di personaggi aveva questo... entrava subito in, in empatia, in risonanza non so come dire, no? sentiva che la persona aveva qualche cosa da, da dire e raccontare, certo insomma che... e lo spettacolo è, è venuto fuori così cioè Molto più com complesso perché poi eravamo, eh, questo me lo, lo può confermare Caterina. Eravamo al freddo e al gelo a ottobre in un teatro dove si moriva dal freddo e a un certo punto c'era Domenico, il fratello di Caterina, che, che seguiva un po' tecnicamente tutto quanto perché poi era una cosa complicatissima. Eh, una macchina fotografica, tre microfoni, un, so un software che ancora non c'erano le dirette che io pretendevo che funzionasse come se fosse un'iperregia. Un era veramente una cosa complicatissima proprio tecnicamente, che però io volevo rendere invece molto molto diretta, molto semplice, molto base e alla fine giocavo, usavo giocattolini per fare queste cose. E hanno detto allora dicelo che, che è uno spettacolo sperimentale. Cioè nel senso che stiamo. ogni giorno scoprivamo un inghippo nuovo, un microfono che non funzionava, una scheda audio che non era in grado di, di reggere così tanti microfoni, il piano, la tastiera. Per cui c'era una cosa veramente, è stato veramente molto, molto faticoso, avventuroso, ecco, ma proprio da, da teatro sperimentale. Mi dispiace tanto non aver, cioè, non aver assistito, <ride> veramente. No, ma era... Mh, lo spettacolo è... Ho fatto è... Nelle... A un certo punto l'ho fatto anche nelle case, negli appartamenti, è stato bellissimo anche questo. C'era cosa. Cosa un'associazione a Milano, mi pare, sì. che... che va in ca... di casa in casa Ti a fare spettacoli, casa. molto bello. Giulia, sì. mia moglie, eh, sì. ne conosce eh, eh, l'organizzatore. Eh, se siete di Milano è un'occasione molto bella, avevo partecipato un paio di volte, molto ah. bello, sì. Ah, intanto guarda, sì. è arrivato ecco, dai, il è. buon Francesco. Eccolo. Grazie. E anche Marcello. Sì. Invece Renato diceva che eh, di a un po' mi sta... secondo ah, ah, me ho alzato il volume. Grazie. Quindi, mm, va bene. Dovremmo, dovremmo, essere, dovremmo sì. essere in ordine. Sì, sì. Eccolo qua. Eh, ciao, si ciao, ciao. E, <ride> ci fai vedere qualche foto eh, tipo quella dell'intrattenente. Sì, tu ego allora, Alzate un pelino il volume. Alziamo Buongiorno un pelino vai. il volume. Alziamo, sì, perché poi dopo noi tendiamo a... Una Cerco la foto, tu se le preparavo prima era meglio. Ma no, va bene così. Vai, cerchiamo di andare. <ride> Tra l'altro, quando hai parlato di proiezione di diapositive, <ride> mi hai tirato l'assist perché. C'è quello di via. sullo sperimentale, scusate. Faccio vedere ecco, caso. tipo quelle io non ho mai viste. Queste. Ma queste erano tra l'altro nei, nei primi libri che erano usciti. Ce l'hanno venduti a un certo... Cioè, non mi queste erano era nei primi, nei primi eh, libri eh. usciti, no? Per cui sembra che poi dopo un certo punto... Ah, le fotografie a colori, chissà cos'è. Insomma, C'è un po' troppo business, ecco, dietro questa purtroppo. È quello che ha rovinato un po' tutto. Continuo eh. a cercare la foto... Eh. No, no, non stavo parlando, stavo salutando un po' di gente. Ora molto meglio sono contento. Ciao Riccardo. Ecco Caterina. Ci ha fatto impazzire, posso confermarlo. Ok, ci credo, ci credo. Ciao Lucio. Fantastica la foto, immagino. Ci metto un ton. Sì, vai tranquillo. Vai tranquillo. No, dicevo che invece mi hai tirato l'assist quando hai parlato di diapositive, perché. Uh, quest'uomo settimana scorsa ha pubblicato un video che mi ha fatto quasi piangere che è su N. Golding che vedete non c'entra niente con Mai però nel video Roberto riesce a collegare queste due figure che è, per me è una roba che mi ha fatto esplodere il cervello e legandolo alle finestre sì. poi, poi, poi ce ne parli volevo vedere invece la foto del, del eh, tuo alter ego eh, eh. Uh, um, Giornalaio, Se la preparavo era meglio. Eh. C'è mica In problema. Trattini, vai tranquillo. Ma sì, trattini, tranquilli. Tranquilli. si, tranquillo, vanno tutti a casa. <ride> Tra l'altro, grazie vai. Roberto, record di presenze perché ah, sì? 33 persone collegate contemporaneamente su Otur non ci sono mai state Pazzesco. assolutamente. Sì, sì, sì. Ma vedi, le cose, bisogna fare le collaborazioni non c'è qua. Eh, beh, vi faccio vedere una stampa che ho fatto io, va bene vale uguale no? si sì, vale vale la foto è, è questa la metto a fuoco così, Tac. Ecco. e io ho cancellato questa parte tra l'altro allora, la foto è questa io ho cancellato <ride> la parte Scentrale. la parte nera con la, con la figura e con un telefonino mi riprendevo e mi sono messo dentro questa, questa allora. fotografia. Il, il software che usavo era quello che si usa per, i, per i, controllare i bambini quando sono nell'altra stanza, nella culla ed era quindi un, una cosa gratuita certo. un giocattolo sostanzialmente okay. che funzionava una volta sì dieci no però l'idea era quella, avevo un certo ritardo per cui si, si creava e anche era un po' a scatti per cui si creava questa cosa che la gente mi vedeva mentre ero nella postazione di fianco alla tastiera ma nello schermo grande centrale si vedeva questa cosa un poco in ritardo per cui creava questo effetto all'Enrico Ghezzi un poco no? <ride> straniante, assurda e, e per fare questa cosa qui lo dico per le persone che si tra virgolette dilettano più di, di video, ho dovuto usare un, um, un sistema uh, come si dice un, uh, di, di video, di um, compressione eccetera eccetera che non si usava più dagli anni 60 perché c'erano <ride> cioè, delle animazioni, tu, tutte queste riviste che sì. vedete uh, cambiano. Per cui okay. quando ci sono io ci sono le riviste attuali, che ne so, da, 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 dai quotidiani attuali alle riviste italiane, mentre invece qua ci sono tutte riviste. Infatti, sì, c'è Variety, c'è Life, c'è tutte queste cose. Per cui cambiando queste immagini York, su un film okay. per creare il buco e la trasparenza su cui mettere poi dopo un video dal vivo ci voleva un Apple ProRes Pro 2040, dico dei numeri a caso 2044 che non usava più nessuno per cui io sono impazzito per fare questa cosa <ride> ecco. eh, però è stato bello e invece il buon Riccardo ti fa la domanda del secolo, ma chi detiene ma... i diritti delle foto della Mayer? lo Stato americano lo Stato c'è cioè proprio in questo momento, poi si sono messi d'accordo, allora ne parlavamo prima, la cosa è complicatissima nel senso che se non sbaglio, non voglio dire castronerie, però grosso modo la cosa è questa. Per gli americani, facciamo finta che va bene questo discorso. Per gli americani, proprietario delle foto è chi ha i negativi, que quindi con un'ottica molto eh, di sfruttamento commerciale, di, di, di diritti. Mentre invece, per gli europei, eh, il proprietario sì, delle foto è quello che ha scattato le foto. Noi, essendo europei. Ovviamente certo. propendo per, per, questa, per questa cosa, cioè la foto è mia. Mi hanno fatto una, una volta una foto ehm, con una macchina fotografica di un'altra persona, eh, di queste che tipo, queste, ah, non c'è più dietro, queste macchine a soffietto, okay. che dovevi premere la, il bottoncino. Il soggetto sono io, la macchina fotografica di un'altra persona ho scattato io però con la macchina di un'altra persona con la pellicola di un'altra persona e con la proposta di un'altra persona okay. di chi è quella foto? è, un bella... è una cosa che è mia c'era anche io ma di qualcun altro non c'entra niente con Vivian Maia <ride> né nient'altro però c'era stata quella polemica perché la, la PETA l'associazione la sì, animalista sì. aveva siccome c'era questa fotografia della, di, un, di una scimmia che si era scattata un selfie e voleva in qualche modo attribuire i diritti di quell'immagine alla scimmia cioè Lì è un estremo naturalmente, però è interessante. Sì. Però quindi c'è una diatriba dietro... C'è queste... una grossissima diatriba, uh, anche perché è successo che qualcuno ha, ha recuperato queste foto, Allora, diciamola tutta, fin dall'inizio. Mm -hmm. Vivian Mayer era già conosciuta, okay. si parlava nome e cognome. Qualcuno poi ce l'ha venduta come... Io se ci trovo un stupendo. po' un parallelo sì. con uh, Fred Herzog. Che sì. è questo fotografo sì, di becciso. Vancouver ah. che nell'ultima parte della sua vita ha avuto un successo eh, eh, anche diciamo mondiale, nel senso che ad adesso è conosciuto e ho lì il suo libro, eccetera, eccetera. Però lui era il fotografo di Vancouver: cioè a Vancouver era conosciuto all'esterno all per un lungo periodo della sua vita, no. E non dico che. Avrebbe potuto fare come Vivian Maia, perché lui invece è uno uh -huh. che ci teneva a far vedere le sue fotografie, semplicemente non era mai riuscito ad arrivare a un pubblico più ampio, però comunque ci sono questi personaggi, magari anche con capacità sopra la media di, di Gran Lunga, che però magari non riescono mai a uscire veramente. Poi lei uh -huh. ovviamente eh, con il tipo di eh, rapporto che aveva con le proprie fotografie, non parliamone. Però eh, tu mi dici che a Chicago la gente sapeva più o meno chi era. E poi c'era anche un commercio. Di, cioè, lei. Eh, succede questa cosa che le prime foto vengono, cominciano a essere un poco disperse dal 2007. Lei muore nel 2009 sì. e già nel 2007 Malouf ne ha comprate tante. Ma c'è già tutto un commercio. Addirittura ancora nel 2000, se non, non so la, la data esatta, però diciamo, facciamo finta che sia il 2008. Quando sono andati a un incontro tra Jeffrey Goldstein e, e Malouf, che avevano già capito che c'era qualcosa di molto interessante, sono andati armati a, a decidere chi comprava le foto. Ma non nel senso che hanno puntato la testa, però avevano anche, per cui si sapeva che questa sarebbe stata una cosa che, Ma tipo che duello, faceva Un duello no, western. Nel senso però raccontano questa cosa che erano andati con i, con i loro procuratori o comunque chi li aiutava e uno di loro era, era armato. Va bene, insomma, <ride> ho conosciuto la mia carriera anche gli, ass gli assessori che andavano in giro con la, la valigia che avevano in pistola dentro perché si Vabbè, A Voghera l'assessore la... ha sparato e uno. Ecco quindi siamo esatto. tranquilli. Per cui va bene, ci sta. Mm, quindi il, il problema parte da lì, poi succede che eh, Malouf eh, quando fa le sue ricerche scopre per fortuna che questa cosa è successa. Scopre che c'era un cugino che era poi dopo sembrava l'erede di tutte queste fotografie, va da lui e gli propone a una cifra veramente irrisoria, qualche migliaio di euro, gli propone di cedergli tutti i diritti, di comprarli, insomma una mm. cosa di questo tipo. Succede allora a questo punto che qualcuno non è così convinto e contento che John Malouf faccia così tanti soldi, perché addirittura lui vendeva i come si chiamano, I, le bobine vuote, i rocchetti, i rocchetti bravo, vendeva i rocchetti come se fossero delle reliquie e li vendeva a 12 dollari, 7 dollari. Beh, del medioevo oggi non è mai cambiato, oh, quando c'è di nuovo infatti, dio ma queste si vendono le reliquie. <ride> insomma, voglio dire, e la gente li comprava per finanziare il suo progetto, per carità, il, il punto di partenza finale era anche giusto, però insomma la cosa era un po', un po' così. Insomma, lui scopre questa persona, questo ultimo erede e gli compra i diritti. Uh, succede che però questo qualcuno che dice non, non mi va bene che questo faccia i soldi su una morta sostanzialmente o su arte e ehm, allora mette in discussione tutto quindi viene fuori che Malouf ha comprato questi diritti con un contratto americano Mentre invece, per la legge americana, doveva essere fatto con un contratto francese proprio in virtù di questa differenza di chi è il proprietario. Se è quello delle... E allora hanno messo in discussione tutto, hanno bloccato e ha sequestrato. Difatti, c'è stato un, sac un sacco di anni, 5, 6, 7 anni, in cui non si poteva pubblicare nessuna foto. Difatti, il libro che io ho scritto doveva essere il catalogo di una mostra che abbiamo fatto a Castelnuovo Magra, con tutta e buona parte delle foto originali che aveva stampato Vivian Mayer, anche quelle piccoline così mm -hmm. che si usavano in quegli anni, um, non si poteva stampare nessuna foto perché Né Malouf né, né gli altri davano il permesso e poi dopo era tutto sotto sequestro, sostanzialmente. Poi sì. si sono messi d'accordo. Eh, Malouf si è messo d'accordo per versare una parte dei, dei ricavati, anche quelli mh, precedenti a questo accordo, mentre invece mh, Jeffrey ha, ha detto: Lo Stato, se vuole questa cosa, innanzitutto mi deve riconoscere tutti i soldi che io ho speso. Si sta parlando di centinaia di migliaia di, di dollari, per cui cifre importanti allora ho detto prima mi riconoscete almeno le stampe e dopodiché io sono disposto a dare allo Stato e riconoscere questa cosa per cui di fatto si sta aspettando che passino i classici 75 anni dalla morte e che questa cosa si liberi e che questo punto diventi di dominio pubblico Mamma mia. per cui le foto sono, sono sì poi dopo ci sono di mezzo galleristi che sono riusciti eh, qualcuno che le ha vendute in Canada per per eliminare il problema nell'America, qualcuno che dice che sono nascoste in Svizzera da qualche parte, per cui si, si raccontano le cose più, più strane e più assurde. Cioè, comunque poi è, è, è normale che escano anche, eh, non dico complottismi, ma racconti al limite del, del, del complottismo su... Sì, su... Sì. Beh, scusa, eh, una foto di Vivian Maier adesso, tra virgolette, originale, che poi originale cosa vuol dire? Sono tutte ristampe decise anche come, come calibratura, come pinta di neri, di chiari certo, arbitrarissime qualcuno, certo. viene venduta a 10.000 eh, 10 dollari per cui fai conto che ne puoi stampare quante ne vuoi perché non, non mi risulta che siano numerate queste foto per cui veramente è una cosa che sta muovendo soprattutto all'inizio e poi c'è stato il classico passaggio prima dalle zone più ricche dell'America e dell'Europa e si sono via via poi dopo spostate al mercato sudamericano e adesso stanno arrivando all'Africa, cioè, nel senso che c'è proprio uno sfruttamento a ampio raggio, questa cosa l'ho vissuta col teatro. No? Il teatro, quello che era il teatro d'avanguardia, ha avuto grandissimi proseliti, eccetera, eccetera, a, in Italia, in Francia, e poi si è spostato in America, e poi, dopo pian piano, si è spostato in America del Sud, e poi dopo si è spostato. Per cui c'è quest questo modo. So, sono un po' cattivo io. Ecco, per cui no, no, beh, fateci è, un po' la giusto, su questa cioè, mia polemica. A, a, comunque, però... co a me sembra. È un affare mostruoso. Sì, ma tra l'altro. Eh. Un... Non mi viene in mente un altro caso del genere, cioè non riesco su due piedi. Forse, forse Van Gogh è diventato così famoso dopo morto, ma mm. eh, stata, sta, sta, cioè, sicuramente in fotografia non me ne vengono in mente di casi del genere. È, è unico nella storia della fotografia incredibile. Penso anch'io, mm. non la conosco così tantissimo. Ma penso pazzesco, sono ehm... un po' più. Sei un po' tagliato. Ma sì, ma io... Eh, ma no, ma fessato, sono... A me non sembro più male, eh, ma sono, siamo a casa tua. <ride> <ride> e invece no, adesso però mi parli del delle similitudini con N'Goldi. Ai, ai, ai. Mm. Perché qui, cioè, qui mi hai proprio stuzzicato. Eh, L'ho un po' buttata lì, voglio dire, no? Nel senso che comunque, no, all'inizio ho sentito una storia molto vicina, molto simile, eh, più a livello biografico. Cioè, uh, Nan Golding ha avuto una sorella morta a suicida, sì. morta sì, che si è ammazzata sostanzialmente. Um, Vivian Maier ha avuto un fratello che, molto più anziano, è morto suicida anche lui, uh, molto particolare. Una situazione familiare ai limiti. Vivian Maier, quando a un certo punto decide di venire via dalla sua famiglia e comincia ad andare a stare nelle famiglie affidatarie poi quando diventa maggiorenne sceglie la scuola dove andare, sì. si sposta lontano, va, va a Boston a studiare e, e comincia lì tut, tutta la sua storia, la sua carriera. Per cui all'inizio per me è, è più una storia biografica, però poi dopo ho sentito molta vicinanza, Beh, per carità stiamo parlando di, di anni differenti, però è anche vero che Nan Golding, fotografa più, diventa famosa negli anni Ottanta, mentre Vivian Mayer... Beh, le diventa, diventa famosa dopo, dopo <ride> però ha fatto delle belle tempo. foto. Le ha fatte più negli anni 50-60, quelle più, più celebrate, perlomeno. Certamente, come pasta di colore, però anche qui è tutto molto relativo. Io ci sento una vicinanza molto, molto grossa. L'altra cosa che secondo me le accomuna è sostanzialmente. Allora, vi faccio la fine del discorso: è un discorso di autenticità. Vivian Mayer mm. per me era molto autentica. Uh, io faccio sempre il paragone con Diane Arbus, con tutto il rispetto, perché è morta anche suicida lei, per cui poi è grandissima fotografa, molto più famosa. Però Diane Arbus sostanzialmente era pagata per fare quelle foto. Vivian Mayer le faceva per, per amore, per istinto, per, per non lo so che cosa, ma le faceva, sì. non aveva nessuno che le ordinava di fare quelle foto, di andare in quei posti. E eh, Nan Golding lo stesso, questo è il punto di contatto, secondo me, più grosso, che lei ha cominciato a fotografare le sue famiglie molto provvisorie degli anni Ottanta, di queste comuni, di queste dove le mh, tribù le chiamava le, forse le tri tribù Le tribù. E, mh, e lei le Infatti, la cosa che, che le hanno criticato subito agli inizi, ha detto: Ma questa non è fotografia. Come si, si permette questa di voler far diventare questo un prodotto commerciale vendibile, un prodotto artistico? E poi alla fine ce l'ha fatta. Solo che lei è stata riconosciuta, secondo me anche lei è tosta e cucciuta il giusto perché se no non arrivi soltanto. Beh, se vedi le interviste di Nan Golding comunque cioè, eh. non te le manda a dire eh. e, e ha il suo bel carattere esatto, giustamente, quindi esatto. ci sta. Quindi secondo me beh, e alla fine la radice di tutto questo è un discorso proprio di autenticità, cioè di, di, di cose che non sono state commissionate, che, mh, che vengono veramente proprio dal, dall'istinto, dal, da una spinta immediata, da qualcosa di... E questo, questo secondo me è, è il punto di contatto. Poi c'è anche quest'altro punto di contatto di, degli autoritratti, che non sono tantissimissimissimissimi della Golding rispetto a Vivian Mayer. Cioè ce ne ha fatti molti di più Vivian Mayer. ne ha <Sì> fatti molti di più Vivian Mayer, sì. o perlomeno ne conosciamo molti di più. E, e Nan Golding eh, documenti... è bellissima questa cosa di vedere i suoi autoritratti, il percorso che lei fa. All'inizio veramente da quello famosissimo, non so se l'avete presente, quello quando l'ha picchiata. Dal, dal marito sì, sì. che ha quest'occhio nero e poi si, se ne fa un altro, ne fa un altro ancora, per cui c'è questa sofferenza molto grossa che alla fine, e questo è quello che poi racconto un po' nel video, invece c'è questa sorta di redenzione dove lei guarda fuori dalla finestra, e, è molto forte questo, no? perché lei vedi che comunque si rasserena, fa pace col mondo, sostanzialmente con se stessa, con i genitori, con tutti quanti, o almeno accetta questa cosa e la mette un po' in un angolino e le sue foto so diventano molto più luminose. Certo. Ed è lo stesso percorso che io vedo anche nelle Vivian foto Maier. a colore di Vivian Mayer che diventa mh, si libera un poco da, da questo suo cliché che aveva ma ah, poi non avevo risposto anche alla tua domanda di prima e adesso viene adesso se c'è stata un'evoluzione secondo sì. me c'è stata c'è una di delle, ci sono due studiose secondo me ma vi... un'evoluzione come mm. quella di Nen Goldin come dire wow. eh, io sono molto affezionato a un tema cioè il fatto che la fotografia sia terapeutica certo. cioè che in Aiuti proprio a trovare se stessi, a ragionare su se stessi, trovare una concentrazione e, e rimettersi un attimo in ordine perché la, fotografare è rimettere in ordine la realtà che hai davanti, insomma è, è banale come discorso, però secondo me c'è, no? E tu mi hai appena detto che, dal tuo punto di vista e anche dal mio, eh, la, la parabola di Nen Goldin la porta a un certo punto a. Ehm, non dico superare quello che è il, il suo passato, quello che ha vissuto, ma arrivare a un punto in cui c'è una prima un'accettazione e poi un'apertura, eh, un, un no? un, un, si vede proprio una, un afflato diverso durante nelle sue fotografie. E quindi non so se anche Vivian Maier ha proprio questa, eh, si ha questa sensazione che eh, i, Demoni, tra virgolette, i demoni eh, vengano in qualche modo sconfitti a furia di fotografare, mm -hmm. non lo so, cioè, sì. Sì, okay. <ride> no, eh, sì, questo discorso, secondo me, è verissimo. Ci sono proprio anche del, del, delle scuole, dei workshop. Ad esempio, ad Arezzo conosco delle persone che hanno seguito, che fanno proprio questo, questo lavoro sulla fotografia a livello anche tecnico, ma che proprio psicologico sostanzialmente. A me sono convinto che, che aiuta. Aiuta tantissimo a guardare dentro se stessi, a guardare il mondo, a comunicarlo o a non comunicarlo. Ossia, secondo me la fotografia ha un grandissimo potere terapeutico. Tanto guarda cosa dice Costantino: sì. un due grandissime, però uno di più assieme a certo, parlare di Vivian più. Maier, ottima lei da riproporre, mm. va bene, lo faremo <ride> sicuramente. Sì. Grazie, Costantino. Mm. Grazie. Faccio, posso, faccio vedere, sì. scusate, questa T -t traduci, questa non potrebbe essere una foto di Nan Golding, assolutamente sì. Nel senso che proprio, cioè la legge di sembrerebbe, Boh, non lo so, non ci ho fatto mai caso. E, boh, per me anche, ma sapete anche perché? Perché la legge americana mm -hmm. vieta la pubblicazione delle foto. In, perché ci sono così poche foto di interni di Vivian Maier? Perché la legge americana vieta la, la diffusione delle foto degli interni dove non ci sia l'esplicito consenso. Della persona che abita quella casa. Io ah. questo non lo sapevo. Me l'ha raccontato, ci credo. Ok, okay. quindi, per anche cui... tipo, lei ha fotografato la casa che è adesso però è di qualcun altro, porca, porca e, quindi e quindi non potrei pubblicare. teoricamente, non si non può, non Si sono presi questo, questo ardire, hanno avuto quel coraggio. Così ci sono tantissime foto degli interni o, o, quando si okay. guardano queste foto poche persone le hanno viste, però quando hai la fortuna di poterle vedere scopri che c'è una quantità indescrivibile di foto, infatti, di bambini. Io mi sono sempre chiesto, ma perché non ci sono delle foto di, di ragazzi, di bambini, visto che lei faceva la bambinaia? E perché non ha mai scattato nessuna foto? Ci sono di feste di compleanni, di bambini che giocano, di bambini che piangono, ce ne sono 5 o 6 un po' famose, ma ce ne saranno centinaia e centinaia di foto. Per cui c'era anche un trasporto molto grosso da parte sua nei confronti di, di questi ragazzi che guardava, bambini sostanzialmente. E, e questo è il motivo per cui non ci sono così pubblicate così tante foto degli interni. Ce ne sono di foto bellissime del suo letto. Si scop eh, hanno scoperto in due foto, perché poi ci sono queste persone che sono veramente per fortuna, ipermaniache che sono andate a cercare, e hanno scoperto nella sua stanza, diverse, nella fotografia della sua stanza, diverse fotografie tagliate in maniera differente. perché lei faceva anche esperimenti, c'è cioè una foto che in una è quella del poliziotto con la. era una delle sue favorite, non so perché, forse perché era uno, una delle poche che aveva stampato, però c'è in, in tanti appartamenti, e una volta è rettangolare, una volta è quadrata, per cui anche lei giocava con le fotografie, cioè sperimentava. Beh, del resto tutte le foto che lei ha fatto gli autoritratti all'inizio nei vari bagni l'abbiamo fatto più o meno tutti cioè ti tari sul certo. le, per capire la luce le pellicole, le cose le fai su, su, su te stesso anche no? Il più delle, in tanti casi certo, ecco. ho fatto come mai andate a fotografare le capannette con dentro <ride> le, le, le madonne Però, <ride> e, uh -huh. e, e. allora quelli. intanto Pietro Stocco mi chiede che mi consigli il libro di Robert Frank vabbè gli americani edito da contrasto e quello è invece Simone ti chiede e se non si riesce a risalire a quale sia l'abitazione come si fa? oppure come si fa a verificare che non viene presentato una liberatoria falsa perché è stata un'altra cosa ma, ma infatti cioè ci sta però voglio dire allora tipo Eggleston doveva farsi l'ergastolo cioè <ride> <ride> E infatti ecco che Enrico, giustamente, ecco, cioè, consiglia gli Americans, ma, ma è, è ovvio, sì, sì. Mm, è il libro di fotografia, cioè dal mio punto di vista sì. è il capostipite dei libri di fotografia. Sì. 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 Um, sul mio canale, vabbè visto che siamo qua facciamo pubblicità, sul mio canale c'è, ho fatto una lettura che è mutuata molto da quella di Iovine, eh, perché... Mh, Quel giorno io ho capito come si leggeva un libro di fotografia. Poi uno può non essere d'accordo, eccetera, però ho capito quando Sandro Iovine mi ha raccontato The Americans, perché c'era questo eh, mio, mio amico eh, Minetti. Che, che è un veterinario ma è anche un fotografo, che aveva organizzato un, una conferenza in un agriturismo vicino a Vigevano, bellissimo, una giornata straordinaria, e c'era Jovine che parlava e, e raccontava, e c'era la, la lettura di The Americans, io avevo The Americans a casa, e dico la, la, la lettura, ma cosa vuol dire? Cioè guardi le foto <ride> e lì mi si, un, mi si è aperto proprio il cervello perché capire come viene creato un libro, prima di tutto, poi l'editing, la struttura del libro, la narrazione e tutto quello che ne consegue fa sì che effettivamente sia leggere. E quindi, va bene, Pietro, comprati di Robert Frank, però vai a trovare il mio video e poi lì sotto c'è il link di Amazon. Bravo, concordo. <ride> qui, è, qui è il mio amico Andrea Ciraolo che mi insegna come mm. fare queste... <ride> queste... <ride> Vabbè, vabbè, scusate, no. eh, torniamo, torniamo seri dopo questa parentesi facetta, diciamo. E niente. Quindi, questi possono essere un po' i punti di i punti di contatto. Così semplici, immediati, le, le, le cose più semplici. <ride> grazie Pietro, <ride> grazie mille. Bravo, Wow, wow. bellissimo, sì. e allora Bello. qui. Sì. Qual è la tua fotografia preferita? apro eh, a, a pro caso, <ride> no, devo dire che questa del, dell'edicolante a, a me ha proprio perché ha cambiato. Questa qui, insomma, a me ha cambiato la visione. Mm, poi ce ne sono veramente tantissime, tantissime. Tantissime. Ma tu, tutte, tutte, non, non, non so, ma soprattutto quelle meno conosciute. ecco il lavoro che a me piace. Un'altra che, che a me piace tantissimo è questa. Questa di qua, ecco qui l'uomo senza orecchie, sì. è molto... Miente. Poi ha questo, questo senso per, per la composizione, comunque molto molto costruito. bene. Dei... No, ma infatti quello che uno... Oh. <ride> a, me, a me quello che mi ha sempre stupito, già la prima volta che l'ho visto è... Cioè non, non le puoi dire niente, nel senso che dal punto di vista formale non ha, non ha nessun, nessun difetto praticamente. E, e, e il fatto, quello che mi dico è: ma come può aver imparato dal niente? Cioè, che le prime foto sono valide tanto quanto co come se avessi scattato da sempre. E, e, ed è la domanda che ti ho fatto prima, perché è sempre stata una cosa che mi, ha, eh, eh, che mi ha fatto saltare il cervello. Per quello che dicevo, che mi sembrava tipo: arriva l'alieno che dice, Pa, inizio a fotografare, finisco di fotografare, non, non sviluppo, non faccio vedere nessuno, queste sono le mie foto, un caso così incredibile no? di, 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 di ehm, questo finto ritrovamento quasi tipo il classico manoscritto ritrovato tipo del nome della mm. rosa cioè questa costruzione è, è un caso talmente tanto intricato e interessante che cioè veramente al di là della della, della, della fotografia è proprio interessante dal punto di vista narrativo eh, immagino che forse c'è una, una che ha fatto un romanzo su Vabbè, sì, sì, sì. che, a me a me piace che ho visto prima dove è finita eccola qui c'è anche in italiano, che naturalmente era uscito in francese, poi quando ho finito di leggere in francese è uscito l'edizione italiana, che è di Gael Jos, ehm, Una donna in controluce, Solferino. È, è molto secondo me tra tutti quelli romanzati, perché ne hanno scritti diversi, mm -hmm. un po' romanzati. Questo è, è quello che a me piace, piace di più. Lo faccio anche, vedere? Sì. Storicamente anche ah, mh, costruito bene, Guarda, è bello. Bella macchina. Tra l'altro, Roberto si è presentato qua con 100 libri, adesso lo. 50 kg Lo chiudo in sgabuzzino così mi tengo tutti i libri. Questo è molto bello, insomma. questo Anche parlando di libri, ci sono due ricercatrici. Ah, ecco, da dove partiamo per Quasi tre. La Bibbia, per me, è questa. Per me, mette a fuoco Pamela Bannos. Come devo fare? Andare più di qua. Fai tu che ti riconosci a te la macchina, eccolo lì: è questo. C'è in italiano, per me addirittura, voglio dire, per esempio, qualsiasi. Allora, faccio vedere qua. Guardate le note, le note, tutte queste. Queste sono tutte fotografie visibili sulla rete. Cioè, lei ha fatto un lavoro pazzesco dove addirittura è riuscita a ricostruire attraverso i, i rullini la, la sequenza dove lei faceva la foto quanti chilometri faceva calcolato le distanze per cui faceva 12, un rullino si spostava e tra un, una foto e l'altra che probabilmente era anche lo stesso giorno eh, si spostava anche di 2-3 chilometri per cui non è che andava in giro così comunque c'è un livello di ricerca sulle, eh, su imparso. Vivian Meyer che Pazzesco. è paragonabile unicamente secondo me ai tolkieniani pazzi come me che <ride> calcolavano la, la, se la luna era giusta descritta giusta perché Tolkien eh. andava anche andava. indietro e diceva ah là ho scritto che ah. se era la luna piena sono passati tanti mesi quindi non può essere e, e io a fare quelle pulci lì <ride> e, e su Viva Mayer cioè pazzesco. è pazzesco il livello di, di sì, sì. interesse è... che c'è intorno a questa donna straordinaria tuttissimo. e tutte le foto vedi ad esempio da, addirittura le tutti i comunicati stampa, tutto anche per, per dare un minimo di serietà e di continuità, alla, alla, per cercare di ricostruire un poco un'opera sostanzialmente, no? di considerarla comunque come una fotografa che può essere amata oppure no, però in qualsiasi caso certo. come un'opera un unica. E, e lei ha fatto addirittura un, un, un grande, mi si chiama Pamela Bannos ha fatto un grandissimo lavoro sovrapponendo c'era cioè il tipo perché Vivian Maier si è spostata così tanto. Non è semplicemente perché era irrequieta. Lei ha fatto uno studio sulle fotografie, di fatto, questo libro è in parallelo tra quello che succedeva in quegli anni a livello fotografico. Lei si è spostata di città dove c'erano i fermenti più grossi del mondo fotografico. Ah. Lei è andata a Chicago perché a Chicago c'era il negozio più grande di fotografia al mondo. Lei è andata lì in quegli anni perché c'era una scuola di fotografia molto importante. Lei si è spostata non perché era fuori di testa, perché era pazza, ma lei sostiene questa cosa che lo spostamento era dovuto anche a un inseguimento della fotografia, dove stava andando la fotografia. La scuola, come dire, la scuola dei cantautori genovese, quella romana, per cui lei seguiva, i suoi spostamenti erano soprattutto... comunque qualcosa di totalizzante per lei. Sì, 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 sono convinto. Cioè, sì, tipo sì, sì. che la non poteva pensare ad altro. ad altro. Perché effettivamente vuol dire che lei eh, girava costantemente con la macchina fotografica, sempre sì, sì. interessantissima, sì, molto interessante e intanto, poi il, 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 figurati. No, tu. Intanto, eh, ti leggo sì. due, due domande che sono arrivate. Questo è il secondo, allora. Yes. C'è un quantitativo enorme di materiale, ma nemmeno sviluppato di Maier. Per cui spesso non vedeva nemmeno le stesse cose che avesse stesse creato, il che oggi è quasi impensabile per un artista. E invece Pietro dice, e questo me lo sono chiesto anch'io. Eh, qualcuno ha dato risposta come si è riuscito a far uscire foto da così tanti vecchi vicissimi rollini, però a sviluppare un FP4 dopo dieci anni e non è uscito molto e non era conservato male. Allora, su questa cosa qua ti posso dire che eh, io sono una bestia, quindi non sono certamente uno bravo in Camera Oscura, ma persone come, che ne so, eh, Jacopo Anti di Milano, secondo me, eh, è in grado, sapendo di che rullino, di che anno, eccetera, di estrarre le fotografie, naturalmente a, a, a patto che non sia stato veramente rovinato il rullino. Io ho scattato e sviluppato un rullino del 1969, del luglio del 69, quindi la data del nel mese dell'allunaggio, il primo allunaggio, e eh, con tutte le sue macchioline eccetera eccetera, però le, fo le foto sono uscite. Eh, quindi tecnicamente non penso che sia impossibile, in più se ho capito, però qui, eh, dimmi tu, eh, Maluffa ha fatto tutto digitalmente, quindi mm, ha sc scandito le, sì. i, i negativi, ma poi dopo li ha lavorati, eh, non, non so se pesantemente o meno, ma comunque li ha lavorati eh, in post-produzione, quindi ha tirato fuori quel che poteva, credo. Sì, ma eh, io... Un po' per sfatare un mito, ho fatto anch'io delle foto con la Roll perché l'ho comprata quando, per usare nello spettacolo, poi ho detto, visto che ce l'ho, provo a scattare eh le foto. Sono andato a scattare e sono venute bene le foto. Cioè, voglio dire, il bello di una macchina a pellicola e di una Roll è che comunque l'esposimetro ti segna giusto se fai un. se ti fidi, cioè, voglio dire, non ti vengono così male le fotografie se no, si no, però loro però dicono della pellicola vecchia cioè eh, sì, sì, capito, se tu hai, hai scattato una pellicola vent'anni fa e la sviluppi oggi eh, come vabbè doma ragazzi domani esce un video diciamo stare sapete che ho, ho fatto un bordello allucinante se qualcuno di voi ha visto la mia puntata del podcast di ieri di, di lunedì saprà che eh, per tutto lunedì ho tirato le testate contro il muro però in realtà ho, ho scoperto una cosa cioè che tanto siamo Solo 39, mamma mia, quante mamma persone. Mia. Aiuto. Allora, siamo solo 39, eh. quindi vi faccio questo spoiler. Non era solo colpa mia, quindi, Riccardo, <ride> guarda, visto vai che cercare. mi dicevi, so, so, so cosa è successo, me l'ha detto. Allora, io ho sovraesposto, per carità, ho sovraesposto. Il podcast è On The Nature of Light, e però lo trovi anche su, su YouTube. Quindi, se, vai, se guardi il mio video di lunedì. È una puntata del podcast, quindi un podcast che va anche eh, in video. Però, quello che volevo dire, visto che poi Riccardo mi aveva rincorato dicendo sì, anch'io ho sbagliato. Allora, l'esposizione l'ho sbagliata perché ho misurato spot dove non dovevo, eccetera. Ma in realtà questo è il, è il negativo, no? Non si vede tanto, ma il trucco, la fregatura è stata... Niente, non ti preoccupare, eh, la, non c'è tanto lo descrivo. La, la fregatura è stata che è un negativo velato: cioè che cosa è successo? Io ho tenuto siccome io a un certo punto, mi sono rifiutato di scattare ancora i 4x5. Perché stavo impazzendo con il banco ottico, avevo caricato eh, le, 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 gli, gli, gli sassini: insomma, avevo delle pellicole che erano lì da, da mo' Quindi si sono velate in qualche modo, o hanno preso luce, insomma, in qualche modo si sono velati. E quindi io ho sovraesposto un po', però in realtà il sostrato era già esposto. Quindi, o si fa un magheggio all'Ansel Adams con la pre-esposizione, <ride> eh, pre eccetera, se lo sai, se no. E ti freghi e ti fai il macello che ho fatto in questo caso qua. Quindi, nella puntata di domani, che poi sarà una roba strana perché c'è dentro eh, è uno dei video in cui faccio montaggio, quindi magari non vi piacerà, però vabbè, c'è, si vede proprio questo, questa cosa. Quindi, vabbè, sono un coglione, ma non fino a quel punto che mi immaginavo io fino all'altro all ieri, quando poi ho sviluppato. Visto queste foto qua insomma, quindi sì, dipende tanto da come sono stati conservati e se hai culo oppure no, esatto. Sì, anch'io me lo sto chiedendo eh, come, come hanno fatto a, a stampare queste, cioè a svilupparle. Uno perché a stampare, invece Goldstein so. le ha stampate. Goldstein invece le ha Goldstein. stampate, ha fatto una stampa reale su carta argentica, eccetera. L ha fatto un lavoro serissimo. Io ho parlato con, anche con la persona che ha stampato queste foto. Ehm, e a parte che lei, lei mi ha detto Sandra Steinbrecher, eh, lei dice che dopo 40-35, anni, insomma, voglio darle più anni di quelli che ha, dopo 35 anni di stampe è, è stata quella con la percentuale di fotografie più riuscite, con la percentuale più alta di fotografie riuscite. Dice: che Non ho mai visto una persona che andava così. Diceva, la, la maggior parte uno scatto e via, e andava via. Per cui. E lei le ha stampate. Dice poi: Dopo, anche a livello di correzione delle fotografie, dice che è dovuto intervenire molto, molto poco, dandogli, lavorando sostanzialmente sì. sul contrasto, su queste cose qua. Per cui eh, boh, era anche brava, non so c'era co da considerare che la prima Rolleiflex che lei aveva era senza l'esposizione per cui faceva tutto o con la regola del 16 per far vedere quelli che sappiamo di fotografia oppure lo faceva perché c'era anche scritto col sole pieno scattate questo diaframma, queste cose per cui seguiva le cose invece Simone sì. collegandosi a quello che aveva detto prima cioè quindi tutto il materiale che lei non ha visto eh, prosegue e dice questo discorso si collega alla tua domanda su come potesse mai essere così fotograficamente educata eh, senza alcuna istruzione ufficiale vedeva poche foto altrui ma anche poche delle sue però da quello che ho capito mm. in realtà di foto altrui ne vedeva perché oh, se lei andava in giro per, an cioè, per andare dove c'era la scena un po' come se fosse una rapper però eh, che, che va di scena in scena eh, scena fotografica di chicago di new york eccetera evidentemente lei si nutriva di fotografia sì. magari non sviluppava le sue questo non ho capito come mai però effettivamente se tu hai migliaia e migliaia di rullini da dove c'è cioè un certo punto probabilmente talmente tanto, pro, una produzione talmente tanto rapida che non riesci neanche più a starci dietro, non saprei, non lo so neanche io. Uh, sicuramente lei uh, si nutriva di fotografia, questo è certo, perché hanno trovato più di mille libri, sto parlando degli anni 60, mille libri non ce li ha una biblioteca di fotografia, per cui lei era documentatissima, quindi studiava la fotografia. E poi tutto quello che dicono dei, dei vari ritagli di giornale, cioè, un lei, dicono che in casa aveva quintali di giornali di ritagli di giornale, tutti dicono: che ah, cercava la, la, la notizia sensazionale dei morti mm -hmm. ammazzati, degli assassini e tutte queste cose. Ma li ripiegava, ma dentro erano tutti articoli di fotografia. Quindi è falso quello che dicono. Lei era un'accumulatrice seriale di giornali. Lei accumulava come facciamo tutti noi, tutti noi appassionati di fotografia o di sport o di qualcosa. Lei si teneva oltre ai libri, si teneva questi articoli, li metteva, li piegava e li catalogava. Sono tutti catalogati, tutti messi nella loro plastichina, ogni articolo separato da quell'altro. probabilmente era più impallinata di me. Sì, mie... sì, lei era proprio. Che mie... ah. e... Poi. Un'altra cosa che scusa, eh, mm? io sì, ho sì, questa sì. bruttissima abitudine di interrompere, no, dimmi, Brrr, vai, vai, dimmi, dimmi assolutamente. Eh, vedi, poi dopo mi dimentico. Um, noi pensiamo che fare la bambinaia significhi accudire i figli. Lei, il lavoro della bambinaia degli anni 50-60 era prendere i bambini, portarli a scuola. Stop. Riprendere da scuola, riportarli a casa. Fine. Poi col tempo è cambiati i contratti, cambiate le cose, allora doveva anche dargli da mangiare, doveva anche fargli fare i compiti, tutte queste. Però lei all'inizio lavorava tra virgolette due o tre ore. Che okay, quindi aveva tanto tempo libero? Quindi, sì, lei. E probabilmente magari ha scelto quel tipo di lavoro proprio perché sapeva di avere tempo libero a questo punto, perché eh, se lei ha quest'urgenza di fotografare, eh, doveva trovare la maniera di sostentarsi in un modo che le consentisse. Di, di poter sì. fare che, quello che amava io ho avuto c'è stato un periodo della mia vita dove questa è una supposizione eh, mia naturalmente certo. io, io, Di giocare a te, giocavo a tennis ero un maestro e questo ma maestro diceva lo vedevi che insomma gli piaceva ma lui diceva alla fine tra andare a lavorare in fabbrica e fare il maestro di tennis mi costava di meno fare il maestro di tennis per cui anche lei probabilmente ha fatto questo raggio cioè tra i tanti lavori che potevo fare però lei veniva da una tradizione da parte anche della nonna la nonna era cuoca presso le famiglie ma non le famiglie nini piccoline le famiglie molto ricche americane mm -hmm. e in più lei aveva un estro pare che fu, era molto rinomata quando smetteva di lavorare da una parte la chiamavano dall'altra ma a livelli di grandi industriali per cui era un personaggio e quindi Ce l'aveva la, la nonna di Vivian Meyer, ha aiutato la madre di Vivian Meyer a trovare tutti questi lavori ed era una storia proprio che, che è continuata per lo meno per tre, tre generazioni, eh, cioè sì, la nonna, la figlia, eh, a lavorare a servizio fondamentalmente però famiglie ebree soprattutto comunque di alti industri grossi industriali. Vivian Maire stessa ha fatto la bambinaia a un grande conduttore televisivo di cui io non so assolutamente Donau si chiamava. Ok. si scrive e, e ha fatto la, la babysitter per un periodo limitato anche per cui era, non era la bambinaia qualsiasi che dice ti guardo l'ultima arrivata ecco aveva un, un nome importante da spendere per cui era anche, secondo me era anche brava come bambina. Raccontano che Raccontasse delle storie incredibili ai suoi bambini. Per cui era, era un piacere la classica no bambinaia, ma la zia. Quando okay. l'hanno avvicinato un po' a Mary Poppins. Era veramente qualcosa di, di fantastico. C'è questo filmato bellissimo dei bambini dove li porti in questo campo di fragole a giocare e qualcuno dei bambini ruba la cinepresa, ah, si chiamava così allora perché era una cinepresa. Giusto. <ride> e filma Vivian Meyer che poi dopo gli va vicino e dice basta, basta, lascia stare e c'è questo filmato dove vedi lei che si muove e si atteggia nella vita normale di tutti i giorni e poi questi ragazzi stessi quando sono cresciuti e poi Vivian Meyer è morta l'hanno cremata e l'hanno disperso le ceneri in questo campo di fragole dove raccontano loro poi a un certo punto scompaiono loro, però raccontano dove avevano avuto i momenti più, più belli di divertimento, era una sorta di, di campo segreto dove andavano soltanto loro. Ma dai, che per bello. cui è, è molto bella anche questa storia, per cui c'era contro tutti quelli che dicono che era un personaggio eh, antisociale, una persona cattiva, eh, no, lei invece creava un bellissimo rapporto con i bambini così tanto. Poi magari questi erano i più buoni di tutti, i più buoni del mondo i più buoni di Chicago ma le hanno, le hanno pagato l'affitto negli ultimi anni della sua vita, le hanno trovato una casa in un posto tra l'altro bellissimo perché Chicago è estesissima con questo lago enorme e lei andava su questa panchina di questo piccolo parco per cui c'è molta, molta intensità ecco anche dentro questa storia oltre agli spettegolezzi, ecco ok e qui Simone sempre chiede però sì. è strano come mai nessuno la conoscesse se frequentava ambienti così importanti la conoscevano quindi era conosciuta in realtà. Sì, da, da quello, dai racconti vari che ci sono, sì, questo, questo che gestiva questo cinema sperimentale diceva speravo che non venisse perché mi attaccava un bottone che non finiva più. Quando la vedeva arrivare si metteva le mani nei capelli e cercava di evitarla. Per cui lei era anche una bella rompiscatola, insomma, nel senso che andava a partecipare ai dibattiti sostanzialmente. Quindi lo sapevano. Ci hanno raccontato da un certo punto in poi una serie di... hanno costruito il mito come dice Just, cioè proprio hanno cultura pop hanno capito che era, poteva essere popolare era un momento in cui nasceva e cresceva tantissimo internet è stato il primo business online probabilmente no? hanno colto la, il momento al volo sono stati molto bravi da questo punto di vista hanno creato la han viralità fatto, con Antelittera ma anche, non c'erano ancora i social sì, sì, perché sì. era nel 2008 mi pare che sia che sia uscita questa cosa su Flickr di, eh, di maluf Quindi, sì, eh, ai suoi tempi nei giornali c'erano fotografie di livello, beh, direi, direi proprio di sì. Sì, sì. Solo in questa fotografia qua, eh, vedi che lì in basso c'è live, eh, insomma, eh, sicuramente ce n'erano più allora che, che oggi, probabilmente di fotografie di livello nei giornali. Quindi, sicuramente. Questa cosa dei giornali l'avevo vista nel documentario su Meyer, che penso che sia Finding Vivian Meyer. Alcuni testimoni dicevano che lei riempisse intere stanze di giornali al punto da non poter entrare. Interessante che fossero foto, però forse non è neanche così vero che non ci si potesse entrare. Mm non lo so pale aveva una stanza a disposizione per cui era tutto, lì. era tutto lì e si portava le cose dice addirittura che questa persona che l'ha aiutato a fare uno degli ultimi traslochi ha rotto le sospensioni del, della macchina eh, <ride> per questa cosa e, e io nello spettacolo dico sì ma questa è la mia vita non scherzarci tanto non fare tante battute ti avrò rotto la macchina però alla fine c'è la mia vita qua dentro ti certo. stai portando tutta la mia vita e nessuno sapeva che chi fosse che, che cosa stavo stesse portando però ci ha raccontato un bellissimo spaccato di, di quegli anni della e dell'Europa poi, perché poi ha fatto anche questi viaggi meravigliosi, e, e ci sono delle foto pazzesche. Pazzesche. Bellissimo. Mm. E, tu a chi appartene a Goldin? Sì. Okay. Se uno dice eh, in che filone entra Vivian Mayer, cioè a chi si. Eh, c'è un collegamento con qualcun altro? O come è fotografo come sì, cioè come, simile, come, come... come idea della fotografia, come modo di fotografare, cioè, oppure veramente da sola anche in questo in questo aspetto. Secondo te, naturalmente? Mm. Io l'unica cosa a cui riesco abbastanza avvicinarla, è un discorso più di fotoreporter. Mm -hmm. Cioè, lei, secondo me, aveva, aveva questa fissa, per cui non è un fotografo in particolare, ma è tutti quei. Perché lei viaggiava, aveva tre cose al collo. La macchina fotografica, la cinepresa, in alcuni casi 16 mm, in tantissimi altri 8 mm, e il registratore. Ci sono tantissime cassette di interviste che lei faceva alle persone. Per cui. Anche Ma tutto, era un tutto, cioè eh, certi secondo certi me, punti di vista sì, era veramente sì. interessato all'umanità. No. Cioè. O voleva fare la giornalista, era una giornalista mancata, probabilmente anche per il suo carattere, che comunque non era tra i più semplici. Questo va detto comunque. No? Era comunque era scontroso era scontroso. Anch'io sono bravo magari a stare con i ragazzini. Però poi quando devo andare a parlare a un editore o a qualcuno o a un, a un giornale, insomma, se, se questo mi fa girare le scatole spengo, io spengo e me ne vado, capito. Probabilmente era Così, non lo so, lo dico per comodità questo. Lei secondo me ci ha provato anche a, a, a entrare nel mondo, ma poi alla fine a, delle difficoltà di relazione ce l'aveva. Cioè una persona che dicono anche, insomma, ha avuto parecchi grossissimi problemi. Poi dopo c'era quello che che la prendeva un po' in giro dicendo che lei faceva apposta a fare questo accento francese quando era in America ma lei ha passato Avesse, le scuole elementari le ha fatte in Francia poi ci è ritornata a 25 anni per cui lei aveva comunque l'imprinting a casa immagino come fanno adesso tutte le varie comunità sparse per il mondo parli la, la, in più parli la, la tua lingua per cui in casa parlava francese ed era una comunità di francesi quella in cui lei si muoveva quindi sicuramente era, era lì Simone ti chiede sì, le vabbè. foto europee in sì. quali libri luoghi si possono trovare eh, allora c'è tutta eh, anche qui sì. si apre una Un'altra polemica, <ride> perché gli americani. È tutta una polemica, no, no? Nel senso che comunque dei viaggi ci sono, ci sono mh, alcune foto, ci sono adesso, poi dopo le cerco e ve le faccio vedere quando Alessio vi, vi, vi racconta qualche cos'altro. Vado a cercarle perché non mi ricordo Allora vi faccio vedere vi... questa ecco, cosa. state lì un secondo. Ah, allora adesso intrattengo io. Intrattengo io, <ride> eh, le, foto, mh, le foto, le foto Le giravo. Eh, dicevi, aspetta, le foto europee. Allora c'è. Gli americani non vogliono che si parli tanto delle foto europee, stanno facendo il possibile, ad esempio io ho scritto a Malouf due volte, ho scritto al, alla persona che lo rappresenta, al suo avvocato, non ho mai ottenuto risposta perché io volevo sapere che musica ascoltasse. Cioè sono convinto ci sono tantissime, questo l'ho scoperto l'anno scorso. Ci sono tantissime foto dove lei andava nei club dove facevano eh, vari spettacoli, soprattutto blues. Okay. Lei ha, ha delle fotografie e anche dei, degli autografi dove si fotografa insieme a musicisti importanti o anche musicisti meno importanti del, della zona di Chicago. Eh, quindi eh, però non hanno mai dato nessuna risposta a noi questa persona che io considero dove l'ho messa Françoise è la mia maestra che ha fatto questo libro Françoise, Françoise Perron tu sei più bravo di lì forse perché è abituato vabbè eccolo lì <ride> eh, lo stanno traducendo anche in italiano è già tradotto in italiano probabilmente lo pubblicheranno oh, il mio accento francese attenzione sì, Vivian Meyer en toutes les directions tutto discrezione. Tutto discrezione. cosa sì. cavolo lei? Tutto discrezione. <ride> okay. E come dicono loro, viviamo Maier In teoria, non ma è viviamo Mayer, Viviamo E vabbè, leggeva al contrario. Dai. <ride> e, m, lei ha studiato tantissimo, Cioè secondo me, lei è la persona, l'agente segreto, l'agente alla vana Nel senso che lei è andata a cercare tutta la documentazione francese legata a... A tutta la sua famiglia, le ha ricostruito proprio tutta la storia, tutti i passaggi, le parentele, le amicizie, ha scritto, ha scritto questo libro molto interessante, un po' romanzato, però è, è molto bello quel, il lavoro che lei ha fatto. E, e, e lei sostiene, cioè anche lei ha avuto dei rapporti molto più stretti perché lei era, uh, quando Malouf è arrivato in Francia, ha fatto una donazione al paesino di origine. Dove poi dopo le persone si sono tutte riconosciute. Mm -hmm. E lei era la presidentessa è diventata la presidentessa di questa associazione. Vivian maire Le Champsor, che è questa regione dove lei abita ha abitato, e, mh, è stata lei a, a avviare tutto questo aspetto e gli americani hanno fatto il possibile per negare questo suo passaggio in Francia. Addirittura era quindi anche amica di John Malouf, lui le ha negato, le, le dava appuntamenti quando lei era a Chicago, le dava appuntamenti a cui le, le dava buca, lei gli ha chiesto tutte un po' di cassette per ascoltare le, le varie interviste e loro sono stati sempre molto... hanno cercato ecco, di mettere un po' di barriere per dire lei è americana, punto e basta. Invece la sua ricchezza, secondo me, era proprio che lei era... Era francese perché lei poi ha vissuto la sua infanzia in mezzo a delle montagne meravigliose, in mezzo alla gente, un paesino di un centinaio di abitanti, è tutta un'altra cosa che non per un immigrato, comunque anche se lei è nata in America, di New York o di Chicago, cioè tutta un'altra cosa. E lei aveva questo respiro grandissimo per i paesaggi. Sono un sacco di foto quando lei è in Francia per i paesaggi, per le persone, per i parenti. Ma quello lei... che mi chiedo però è perché. Cioè... Se sì, io fossi eh, Maluf, no? Ma perché dovrei evitare di... di eh, cioè che cosa cambia alla fine della fiera? Eh, nel... Che hai in mano tu, il, il, il potere di, di raccontare quello che vuoi, di costruire un mito perché questa cosa poi dopo... La, si possa sfruttare dal punto di vista commerciale. Io, l'unico appunto che faccio, gli riconosco un grandissimo lavoro. Per lui, è stato il primo che ha, ha venduto le foto singolarmente. Quando poi Secula gli ha detto, Secula, Seculoro, <ride> eh, gli ha detto: Che cosa stai facendo? Guarda che qui c'è, bisogna considerarla come un'opera unica. E allora, però, io quello che mi chiedo sempre, lei ha 150.000 foto, loro dicono di averne stampate più della metà. Ma perché continuiamo sempre a vedere le solite 3.000, 2.000? Penso che siano 2.000, forse anche meno. Allora, mi, mi vengono anche delle domande del tipo: Lei non era così brava e ha scelto il meglio. Tante grazie, avete fatto un lavoro meraviglioso. Io ne ho viste qualcuna di quelle che non sono ancora state pubblicate e voglio dire che sono, sono notevoli. Però nel medesimo tempo ti dà questo spaccato di vita familiare americana che è tutta un'altra Vivian Maier. Lei aveva questa passione grandissima anche per gli indiani d'America? Andava appena poteva, andava a fare le foto da loro nelle riserve e, e, e li vedi, lei si metteva anche i cappelli da, da indiano eh, a fianco di queste persone, si scattavano delle foto per cui capivi che c'era anche un, un rapporto, una conoscenza che non era occasionale della foto che fai per strada. Okay. C'è tutto questo aspetto di, di lei, è anche una fotografa paesaggista. Molto brava nel senso che ci teneva molto a questa cosa, quindi aveva questo respiro molto grande che loro hanno non, non han deciso di non farci vedere. Pazzesco. Comunque, io non ho memoria di un altro caso mm. in cui c'è proprio si va a analizzare ogni piccolo dettaglio della vita di un artista, Ora. cioè forse che ne so. Caravaggio, cioè, nel senso, vai a prendere Caravaggio, allora analizzi, eh sì, era mezzo matto, cioè picchiava la gente, assassino, Assassin. cioè, eccetera, eccetera. Però, cioè, qui andiamo veramente nel, nello specifico. Ma ah, guarda, che Simone, praticamente, sì. ti ha fatto la, la mia stessa domanda: com'è questa censura sulle foto fatte in Europa? È, è più o meno la stessa cosa che ho appena chiesto. Salvo chiede, ciao carissimo, una serata da grande spessore, una domanda per Roberto. Se potessi fare una domanda a Vivian, cosa le chiederesti? Ah, Bella domanda. Ah, nello spettacolo, adesso è tanto che non faccio lo spettacolo, quindi non, non ho tutto sotto mano, mi invento un'intervista um, un che faccio, tutto di luce rossa, si accende, questa cosa, e io immagino con un microfono faccio le domande a lei. E, e le chiedo appunto perché era così scontrosa. E tutte le risposte che mi dà lei... Con la voce di Vivian Maier eh, sono risposte abbastanza sarcastiche. Perché lei, comunque, aveva un senso dell'umor molto, molto spiccato a quello che si racconta. Quindi, sì, comunque le chiederei: le chiederei con chi le ha insegnato a fare le foto sicuramente, ma proprio anche tecnicamente, proprio, non è tanto è un discorso, proprio anche soltanto di diaframma. Queste. Se tu non le stampi le foto, come fai? Ora ce, ce l'abbiamo col digitale, le vediamo subito. E puoi anche dire va bene, una volta si pensavano di più, ma si pensavano e poi si stampavano. Comunque perlomeno i provini a contatto li facevi, certo. e lei non li faceva nemmeno. Ma anche non solo per zaccate. avere il gusto di vedere la fotografia che Capito. hai fatto, cioè, non so come eh. dire. Lo, lo scopo per cui io faccio una fotografia che poi la faccio vedere agli altri è tutto un altro discorso. No? Ma lo scopo per cui io faccio la fotografia è perché io voglio poi vederla, certo. Cioè, anche se delle volte io sembro scemo, però delle volte. Eh, prendo l'Arsebla o altre macchine e la faccio scattare a vuoto perché mi piace il suono, mi piace oh, eh, fare tutto quello meccanico, eh, yeah. quella è una follia totale, però in realtà quando scatto poi la voglio vedere e infatti anche queste foto tace qua maledette mm. sono foto di test e non c'è dietro un progetto ed è il motivo per cui le ho sbagliate principalmente, ma le volevo vedere e infatti quando ho visto che erano così ho detto ma come, no, no che delusione, no? E, e, L'idea di avere lì tutte le foto e non vederle mi sembra è veramente è tutto un mondo pazzesco quello su VML. Sì, ma questo è anche probabilmente uno un problema di, di costi. Perché lei comunque stampava, comunque un rullino al giorno lo faceva. Eh? Se dividi 150.000 foto per i giorni in cui lei ha fotografato, bene o male. Un rullino al giorno non certo. se lo faceva. E questo comunque voleva dire a un certo punto finire i soldi. Perché lei, secondo me, aveva venduto lei avevano una mh, fattoria di proprietà che a un certo punto quando muore la... In Francia? Sì, in Francia. Lei, il motivo per cui lei torna in Francia a 25 anni, nel 51, eh, ritorna per, per prendere possesso di questa, di questa casa dove lei aveva vissuto quando, è, quando era lì bambina. Eh, quindi vende la casa e la vende bene. Tra l'altro, e quest, di questo esistono anche mh, i, i documenti, eh, la vendevano all'asta questa casa e la vendevano al ribasso. Lei si è irrigidita e ha detto no, assolutamente, e questa cosa è andata avanti qualche mese, se non un anno, dove lei ha cercato di ottenere il meglio e di non frazionare la proprietà, ma di venderla comunque. Per guadagnarci. E alla fine questa casa cioè, è molto grande. L'ho visto quando si va lì, la vedi. È grande, è una fattoria molto grande. Per cui, secondo me, buona parte di tutte le, le 12 rolli Flex aveva. Non è che aveva. Quando si, si rovinava una, non la portava a riparare e ne comprava un'altra. Per cui aveva, secondo me, un po' di disponibilità. Poi a un certo punto non ne hai più perché sviluppare costa. All'inizio, addirittura spediva perché non si fidava degli americani, spediva le sue fotografie al negozietto in, in Francia. Francia. Per cui pensa. Questa cosa, quindi lei si è abituata ad avere questa distanza? E non foto. ha mai imparato a svilupparsi della siti? Sì, sola. ma dicono che non era così brava ah, okay. eh, sono tutte un po' spentine le foto, quelle che si vedono un po' sciape, non hanno questa, questa forza. Questo è quel, quello che ho visto anch'io insomma non, non, era così, non si divertiva così tanto a stampare e poi secondo me si è fatta prendere la mano e su questo allora si può dire che era maniaca ossessiva ma la cosa se vogliamo dare un'aura di, di poesia di filosofia di questa cosa lei voleva fotografare tutto quello che c'era del mondo delle cioè persone soprattutto questo per l'aspetto pubblico che conosciamo ma vi posso assicurare che lei fotografava tutto fotografava a un certo punto ne hanno parlato tanto delle fotografie, le fotografava le bambole. Ma perché fotografava le bambole? Perché in Francia, come era stata educata lei, le bambole si passavano di madre in figlia, di figlia certo. in nipote, per cui era Aveva una cosa una sacra. Storia. Lei ha lavorato anche in una fabbrica di bambole, quando è in America, vede questa cosa che le bambole vengono buttate via, per lei è un sacrilegio, e quindi fotografava le bambole perché questa era una cosa che, che la toccava. E poi dico anche nelle case, fotografava anche i giornali, le pile di giornali, fotografava cose assurde anche. Per cui lei voleva fare questa grandissima, una grande enciclopedia del mondo, anche se non se lo diceva, però mettendolo in maniera un po' più romantico-poetica, per me voleva fare questo, lei voleva fotografare tutto. Cioè, secondo me lei avrebbe voluto essere 20 persone. Cioè sapeva che mentre era lì a fotografare gli animali che venivano ammazzati al macello, sapeva che invece in piazza stava succedendo che stavano arrestando qualcuno. Per cui aveva quest'ansia quest di fotografare tutto, perché tutto le sfuggiva fondamentalmente. The fear of missing out. Esatto. Cioè Fomo, come che si dice oggigiorno. Mm -hmm. E Roberto dice: Bravissimo, finalmente sì. insieme i due canali che seguo di più. <ride> Grazie, Grazie a te. <ride> Ragazzi, mi sa che abbiamo fatto sono, eh? le 10:36. <ride> non è tardissimo però, ragazzi, cioè, un'ora e 36 abbiamo fatto parlare, quest'uomo. Diamogli un attimo di trego, <ride> diamogli un attimo di trego. Tra l'altro, cioè, sono scioccato. Ci sono 40 persone collegate alle 10.30 per parlare di, di fotografia, cosa che è. Boh. Grazie, veramente. Grazie. Allora, io ringrazierei. Il qui presente, mitico Roberto Carlone, è veramente un pozzo di conoscenza su tutto, ma Vivian, su no, Vivian Maia veramente cioè, Alzo le mani e... Oh, basta leggere questi libri, dai, un po' a cercare. Allora, Caterina è un po' di parte, dice fantastico. Ah, ti credo, grazie. Però Riccardo ci dice gran bella no. puntata, bravi, grazie, grazie. Caterina è preparatissima, eh? e lei sa cogliere anche tutto, ne abbiamo parlato poco dell'aspetto donna, anche soprattutto, secondo me è anche importantissimo. Facciamo un'altra no? puntata. Un'altra puntata sul, sulla donna che fotografa con tutto quello che ha spatito. Grazie anche a Renato. Sì. Allora, io... Grazie a Alessio soprattutto <ride> che ha questo canale meraviglioso lui dice a me ti meriti tu, lui si merita molto di più ma no, se no. è bello restare in questo ma infatti sì, sì, in, sì, questo, sì in questo mondo un po' eh, però secondo me se qualcuno di voi non è iscritto al canale di Roberto dovrebbe correre a iscriversi al canale Correte. di Roberto assolutamente eh, cercate Roberto Calone comunque poi dopo per chi vede la live in differita, metterò ovviamente cioè, i link in descrizione io e tu <ride> così vedo come è, com è venuto e metto i capelli le mani nei capelli Ehm le cose ovviamente da, da dire è che allora domani esce questo video assurdo eh, forse per lunedì riesco a parlarvi di, eh, di un'autrice è già la terza volta che lo annuncio poi non ci riesco perché faccio le stupidate e quindi poi mi escono i rant i cosiddetti rant eh, di un'autrice un che mi ha veramente intrippato tantissimo non a livelli di Vivian Meyer ovviamente però eh, che mi ha intrippato tantissimo quindi lunedì magari se riesco, faccio questa, faccio questa puntata. Allora, anche Alvani ci dice: Bravi, fotografia profonda, mm. bravi Antonio. Questa grazie a te. Patrini <ride> ci dice: Benissimo, lei Sei riuscito a far parlare a Roberto di tantissime cose. Complimenti, <ride> <ride> e anche Giacomo ci ringrazia, sì. Alfonso. Alfonso sì. Dice: Meraviglia, grazie amici. Vi seguo sempre. Corre da Roberto. Ah. Guardare subito la puntata lacrime, che è una perla. È storia vera quella, eh? <ride> Grazie, bell'affondamento. Buona serata. Va bene. Allora, ragazzi, se volete iscrivetevi al canale: solite cose. Non, secondo me, dopo una serata così, chi se ne frega va benissimo così. Ci vediamo alla prossima live giovedì. Non so ancora cosa faremo, ma magari metterò come spesso faccio sul sonda un sondaggio su Telegram. Eh, e però, rimaniamo con Roberto, che quindi parleremo della questione femminile di Vivian Maier e faremo un'altra un live, <ride> un'altra puntata tanto è, è talmente vasta questa storia che possiamo andare avanti penso per oh, giorni sì. eh, tranquillamente è, è dieci anni che ci marcia <ride> perfetto va bene, grazie a tutti davvero Alessio stiamo ciao Spendido. Riccardo, ciao Marcello ah. ciao Lucio e ciao a tutti ciao a tutti ecco <ride> adesso si spegne